mercati finanziari stanno beneficiando di un contesto ciclico piuttosto positivo. Negli Stati Uniti si conferma quel momentum della crescita economica, mentre in altre aree come Asia ed Europa vediamo delle sorprese positive, quindi un'economia che cresce meglio di quanto gli economisti si aspettassero. In Europa e in Asia abbiamo anche delle valutazioni interessanti, quindi i mercati sicuramente in un contesto positivo sull'azionario, ma anche sull'obbligazionario con maggiore volatilità. Io credo che l'asset allocation dinamica, quindi un approccio un pochettino più tattico all'asset allocation, sia necessario per il 2024. Le opportunità ci sono, partiamo dal fattore carry, quindi la capacità di generare rendimento con obbligazioni di alta qualità. Quindi l'investment grade e soprattutto in Europa ci dà quella solidità dei fondamentali e quell'opportunità di creare un cuscinetto al nostro portafoglio flessibile. Io credo che proprio come dicevamo, in parallelo all'inizio di un ciclo di taglio ai tassi di interessi che mi aspetto per giugno da parte della BCE e probabilmente giugno-luglio per la Federal Reserve, avremo anche l'opportunità di fare una rotazione ancora più prociclica agli investimenti e agli investimenti azionari, potenzialmente spostando la componente azionaria più verso fattori value o small cap. Comunque stiamo già vedendo un allargamento del mercato, delle performance di mercato che regionalmente vanno a premiare Europa ed Asia, e io credo che questo trend possa continuare, e ci dà anche la possibilità di attuare della diversificazione in un contesto macroeconomico con asset class come materie prime e oro, quindi le materie prime che rimangono sostenute da quella volatilità inflattiva che genera quel nervosismo del mercato per quanto riguarda i tassi di interesse, mentre l'oro effettivamente con le prospettive, come noi crediamo, di tassi in discesa, volatilità anche valutaria, contesto un pochettino più difficile da un lato geopolitico e macroeconomico, l'oro possa generare quella capacità di diversificare il nostro portafoglio.